Infatti il nostro post di G, come anticipato, è dedicato al design a tutto tondo e non solo. Ci hanno raggiunto dal CSM Irene Burroni e Ilaria Vedeschi, ben trovate. Buonasera. Sono qui con noi intanto per un racconto importante di una missione di lavoro in Cina, ma poi andremo un po' a dipanare anche degli eventi di cui vi abbiamo raccontato in precedenti servizi, mi riferisco in particolare a Dante, a Firenze, ma parleremo ovviamente anche dei prossimi appuntamenti. Ma andiamo per ordine. Come è andata in Cina? In Cina è andata bene, noi abbiamo un rapporto di collaborazione con la Nanjing Forestry University ormai dal 2000, quindi un rapporto 24 anni strutturato con la componente universitaria. E con loro, però, essendo un'università che ha contatti molto stretti con oltre 250 imprese su tutta la parte sud della Cina, nei distretti produttivi più importanti, abbiamo, come abbiamo fatto già in passato, insomma anche questa volta siamo riusciti a definire possibili rapporti di collaborazione per il futuro, sia per le aziende cinesi che a supporto delle nostre imprese e delle competenze in ambito design che si trovano sul territorio toscano. Una delegazione, come sempre, che ha mischiato tanti know-how e tanti anche interessi diversi, Ilaria, perché con voi erano designer, erano imprenditori, avete fatto incontri istituzionali, incontri universitari, quindi diciamo la matrice poi è il vostro lavoro quotidiano, il mixare, il creare connessioni fra tutte queste realtà. Come è andata in particolare questa dinamica di lavoro in Cina? È vero, in realtà questa settimana rispecchia perfettamente quella che è la nostra attività solita, cioè creare connessioni, come dici tu. Anche la nostra delegazione in realtà era variegata, c'eravamo noi come centro sperimentale, come distretto interni e design, e poi c'erano altri soggetti similari a noi su altre regioni d'Italia, quindi il cluster Arredo Friuli Venezia Giulia con il suo direttore, che peraltro è anche rappresentante del cluster Made in Italy. E poi c'era Cosmob, che è una struttura che lavora sulle certificazioni e sui test nel settore dell'arredo, e c'erano una designer e un'azienda del settore arredo della nostra regione, in realtà è di Monteriggioni, quindi è New Design Porte e Cortigiani, quindi in realtà c'erano soggetti diversi che avevano interessi diversi a relazionarsi in qualche modo con il mondo cinese. Relazione che in realtà è soprattutto in prima battuta conoscenza. Chiaro. Perché questo è il nostro obiettivo, conoscere per capire e per capire come ci si può relazionare, come si possono instaurare attività, diciamo così, rapporti fruttuosi per entrambi. Quindi diciamo che l'obiettivo è stato sicuramente raggiunto, noi abbiamo incontrato sul territorio cinese e grazie, come diceva Irene, alla mediazione della Nanjing Forestry University abbiamo incontrato diverse aziende di produzione del settore del mobile, del settore dell'arredo, da pannelli a mobili per gli uffici, quindi cercando di capire com'è ad oggi, nel 2024, la produzione cinese, come sono le aziende, come sono strutturate, qual è il loro livello qualitativo, per capire a che punto siamo noi rispetto a loro e come ci si può relazionare. E poi in realtà abbiamo incontrato sempre per il beneficio di tutti i partecipanti anche studi di architettura e di design, per capire se ci sono potenziali collaborazioni da strutturare con loro, quali sono gli interventi che gli studi di architettura e di design fanno, sono interventi di tipo urbanistico, architettonico, di interior, quindi per capire quali sono i trend, le tendenze. E poi un interessantissimo incontro con il direttore del liceo di Shanghai, che ci ha illustrato qual è lo stato, diciamo così, lo stato dell'arte a livello economico, ma insomma anche sociale della Cina oggi, e quindi è stato molto interessante. E vorrei riprendere proprio questo, perché questa intervista cade proprio nei giorni in cui il premier italiano, la delegazione italiana è in Cina per riprendere, rinvigorire, rintessere i rapporti commerciali e non solo fra il nostro paese e la Cina. Irene, che Cina hai trovato? Come l'hai trovata cambiata e quali sono le prospettive che a tuo avviso questo paese sta scrivendo? Il paese in questo momento viene da 2 anni di declino
abbastanza importante, lo dimostrano insomma, centri commerciali chiusi, negozi chiusi, nonostante noi abbiamo visto anche tante realtà italiane che stanno aprendo negozi, soprattutto su un livello molto alto, lusso, dove ovviamente criticità dal punto di vista economico e finanziario non ci sono. Detto questo, è un paese in cui in questo momento la spesa rispetto alla qualità della vita, soprattutto nelle grandi metropoli come Shanghai, è una spesa molto ridotta. Parole insomma, del direttore dice che i cinesi stanno un po' tirando i remi in barca. E anche dal punto di vista demografico c'è una riduzione importante, credo Shanghai abbia perso 2 milioni insomma, in un paio di anni, mentre prima la crescita costante di PIL e popolazione era evidente, annuale. Questo però porta a un'apertura ovviamente, data partiti dalla chiusura del periodo Covid, ma anche pre-Covid, nei rapporti con l'esterno la Cina è diventata praticamente un paese autarchico, produce per se stessa, ma adesso la domanda non risponde più rispetto a un'offerta e alla sovrapproduzione che c'è. Ovviamente noi raccogliamo dal punto di vista della conoscenza tutte le informazioni e tutto quello che siamo stati in grado di vedere e recepire e poi cerchiamo di metterlo a frutto per i nostri sistemi produttivi al meglio. La parte dal punto di vista delle collaborazioni, uno degli aspetti che ci interessa di più è quello della ricerca congiunta. Certo. Noi abbiamo aiutato, diciamo, le università toscane e di contro anche l'università cinese con cui abbiamo questi rapporti, quindi la Nanjing Forest University, a stabilire rapporti di collaborazione che non sono solo dei memorandum of understanding vuoti, ma sfociano proprio in attività congiunte concrete, di ricerca. In questo momento, proprio dichiarato dalla parte universitaria cinese, c'è la volontà di collaborare anche a livello di ricerca. Cito uno dei temi che in questo momento è un po' sulla bocca di tutti, è il biomateriali, molto chiaro, interessante per il nostro settore, e avanzare dal punto di vista della ricerca in maniera allineata ovviamente porta solo aspetti positivi e risultati potenziali anche per le nostre aziende. Faccio un passo indietro, dall'estero torniamo in Italia, torniamo a Firenze perché poche settimane fa avete concluso un lavoro importante, quello del progetto Dante. Ilaria, ci racconti un po' come è andata. Alcune testimonianze dei nostri telespettatori l'hanno vista anche nel nostro speciale. È vero. In realtà Dante è un progetto che come distretto interno design abbiamo attivo ormai da oltre un anno e siamo partner di questo progetto Dante, che è un European Digital Innovation Hub, quindi è un partenariato europeo cofinanziato dall'Europa e dal Ministero, che ha l'obiettivo di creare una sorta di hub per la fornitura di servizi di digitalizzazione nell'ambito Ambient Assisted Living. Quindi noi portiamo la nostra competenza di gestione degli ambienti, quindi della parte proprio arredo, ma inteso come interni ambienti proprio. E a Firenze abbiamo fatto uno degli incontri del partenariato e abbiamo strutturato una serie di attività, a parte le attività solite che si fanno negli incontri dei progetti europei. In realtà la parte più interessante, che è quella che diciamo così ci rappresenta di più, è quello che noi sostanzialmente facciamo sempre, quindi come si diceva prima, la connessione, mettere insieme organismi di ricerca, aziende di produzione, aziende tecnologiche, in questo caso anche stakeholder di altra tipologia, perché si parla appunto di un settore che è quello della sanità, dell'invecchiamento attivo della popolazione, quindi in realtà ci sono varie tipologie di soggetti e abbiamo cercato di metterli intorno a un tavolo, in realtà anzi a due tavoli con due tematiche diverse, uno sui virtual worlds, quindi le tecnologie per la virtualizzazione della realtà e l'altra sulle tecnologie per la gestione dei dati e per l'avanzamento appunto di questi settori e di far diciamo così, dialogare soggetti diversi con l'obiettivo di concepire nuove progettualità che possono essere variamente finanziate, soprattutto su quello che noi facciamo solitamente, quindi lo scouting di bandi a livello regionale, ma in questo caso lo eravamo a livello nazionale, quindi erano soggetti di tutto il territorio nazionale, quindi bandi a livello nazionale e a livello europeo, e l'obiettivo era proprio quello di tirare fuori temi di innovazione su cui tutti possiamo lavorare e portare a un avanzamento della conoscenza
qualche modo finanziata, che sarebbe la cosa principale. L'obiettivo. E a proposito di conoscenza, la conoscenza delle imprese è un po' il fil rouge, Irene, di un'altra iniziativa importante di cui state preparando la nuova edizione, il Festival delle Imprese. Ci racconti un po'. Festival Territorio Impresa ha avuto la sua prima edizione nel 2022, ottobre, a cavallo tra settembre e ottobre, nasce come biennale, quindi l'ipotesi di farla a novembre 2024 adesso sta prendendo forma. Un prendere forma che ovviamente è partito da un momento di incontro di co-design, cosa che nella prima edizione non avevamo bypassato, ma avevamo avuto poco tempo per elaborare il contenuto, è stato tutto molto veloce. Adesso, proprio portandosi dietro il risultato della prima edizione, siamo partiti da questo aspetto partecipativo, quindi coinvolgere le amministrazioni pubbliche, le associazioni di categoria, le imprese che sono il fulcro del Festival Territorio Impresa, a partire da una bozza di programma che ancora è embrionale, ma che mette insieme una serie di elementi, quindi arte e impresa, il rapporto tra l'arte e la produzione, anche come elemento di conoscenza e avvicinamento al gusto, al bello. Il tema dell'educazione, formazione e orientamento, che abbiamo portato avanti anche nel 2023 e 2024 con una serie di azioni. L'ultima che abbiamo fatto è un progetto pilota sull'orientamento, coinvolgendo ragazzi delle scuole medie, di due scuole medie della Valdelsa. Quel progetto ci ha permesso di esplorare nuove modalità di interazione tra mondo scuola e mondo impresa, attivare momenti di conoscenza, quindi portare i ragazzi in azienda per fargli capire qual è da un lato il valore delle imprese del nostro territorio, dall'altro la varietà di tutto quello che corrisponde in termini di persone, prodotti, processi e il rapporto con il territorio, con la comunità, che è un elemento fondamentale ma spesso diciamo si tende a dimenticare. Quindi i ragazzi entrano in un'azienda quando escono già dalla scuola e quindi non hanno la consapevolezza di quello che nel loro territorio si può trovare, poi con tutta la libertà cosa si fa, assolutamente. Poi cosa si fa spesso viene attaccato alla natura dell'azienda, no? L'azienda vitivinicola fa vino, non è così banale, dentro ci sono persone sicuramente che hanno studiato diritto internazionale, perché magari si occupano di mercati o di normativa, piuttosto che persone design, che… Designer, di tutto, enologi ovviamente. Anche perché il nostro territorio ha un fulcro importante di piccole imprese, ha anche delle multinazionali, quindi conoscere e portare i ragazzi a conoscere il territorio e le imprese che lavorano su quello è un elemento fondamentale per l'apertura poi al mondo del lavoro nel momento in cui riterranno opportuno farlo. E noi seguiremo ovviamente i lavori qua di questa nuova edizione. Io intanto ringrazio Irene Burroni e Ilaria Bedeschi per la loro testimonianza fresca della Cina, l'abbiamo subito rapita per questa intervista. Tra l'altro voglio chiudere questo nostro Post di G con un grande in bocca al lupo e un saluto al nuovo presidente del CSM, proprio eletto ieri, Riccardo Cecconi, imprenditore con una lunga carriera alle spalle, in particolare incentrata su ricerca, innovazione, su tutto ciò che è la sfida dei nuovi materiali. Quindi insomma sarà veramente una presidenza importante e lo avremo presto anche nei nostri studi per una prima intervista. Intanto grazie, buon lavoro, grazie a voi per averci seguito. Io vi aspetto con le news come sempre da domani alle 19:00.